E questo è il piano nobile della Reggia di Caserta, utilizzato fino a qualche tempo fa dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione e dall'Aeronautica Militare. Ambienti riconsegnati alla direzione del Palazzo Vanvitelliano, che dopo i lavori di adeguamento saranno dedicati alla loro naturale destinazione museale, congressuale ed espositiva, inclusa la collezione di arte contemporanea Terremotus, istituita dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980, grazie all'iniziativa del gallerista d'arte napoletano Lucio Amelio. Si fa spazio nei circoli ufficiali anche all'Archivio di Stato di Caserta, facendo risparmiare decine di migliaia di euro al Ministero per il canone di fitto. Noi prima di tutto dobbiamo metterci in rete con le residenze borboniche per lanciare il brand Residenze Borboniche. Poi dobbiamo metterci in rete con gli altri musei della Campania per far sapere al mondo che c'è un sistema campano straordinario che attraversa alcuni millenni di storia. Poi dobbiamo metterci in rete, siamo già parte dell'associazione con tutte le residenze reali europee, perché abbiamo appena incontrato i responsabili di Versailles che agognano il fatto che la Reggia sia attiva, perché magari noi ogni tanto dimentichiamo cosa vale, ma le altre residenze reali, cosa vale Caserta, lo sanno benissimo. Dunque, possibilità di essere dentro un sistema ci sono molte. Naturalmente noi siamo così importanti che anche da soli, un po' dobbiamo anche fare da soli, anche competere con gli altri, no? Non è che noi non abbiamo sempre bisogno di fare rete, qualcosa facciamo da soli. Architetto Flavia Belardelli, lei sarà la responsabile del progetto su queste nuove sale espositive della Reggia di Caserta. Che cosa si dovranno aspettare i visitatori? Allora, la prima fase che intendiamo proporre al visitatore sarà un allestimento temporaneo della collezione di arte contemporanea Terremotus, che attualmente è ospitata nelle sale storiche, nelle retrostanze delle sale principali e che invece vogliamo poter offrire in un contesto che consenta, diciamo, una fruizione non conflittuale tra arte contemporanea e storia del Settecento. E quindi intendiamo fare come prima cosa un allestimento povero in questa sala qua e in qualche sala adiacente.